Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG. I benefici del vaccino di AstraZeneca superano i rischi, lo ribadisce l'EMA al termine della sua valutazione sfociata nella conferenza stampa di oggi pomeriggio. Gli eventi rari di trombosi cerebrale sono effetti collaterali molto rari del vaccino. L'EMA ricorda agli operatori sanitari e alle persone che lo ricevono di rimanere consapevoli della possibilità che casi molto rari di coaguli di sangue combinati con bassi livelli di piastrine nel sangue si verifichino entro due settimane dalla vaccinazione. Finora la maggior parte dei casi segnalati si è verificato in donne di età inferiore ai 60 anni proprio entro due settimane dalla stessa vaccinazione. Sulla base delle prove attualmente disponibili, i fattori di rischio specifici non sono stati però confermati. In caso di problemi, bisogna quindi immediatamente andare dal medico se si avvertono sintomi. Le persone che hanno ricevuto il vaccino devono cercare immediatamente assistenza medica se sviluppano sintomi di combinazione di coaguli di sangue e piastrine basse. Il PRAC ha poi osservato che i coaguli di sangue si sono verificati nelle vene del cervello e dell'addome, nelle arterie, insieme ai bassi livelli proprio delle piastrine e talvolta sanguinamento. Non è stato mostrato quindi un nesso con l'età, ma il Comitato per la Sicurezza dell'EMA ha effettuato un'analisi approfondita di 62 casi di trombosi del seno venoso cerebrale e 24 casi di trombosi venosa dell'addome riportati già nel database sulla sicurezza dei farmaci dell'Unione Europea al 22 marzo 2021, 18 dei quali fatali. I casi però provenivano principalmente dai sistemi di segnalazione spontanea tra Unione Europea e Regno Unito, dove circa 25 milioni di persone avevano ricevuto lo stesso vaccino. Sono 13.708 i nuovi positivi al coronavirus di oggi, mercoledì 7 aprile, che portano il totale dall'inizio pandemia in Italia a quota 3.700.829, quindi più dello 0,37% nelle ultime 24 ore. I decessi sono stati 627 nella giornata odierna, così da totalizzare le 112.374 unità da febbraio ad oggi. E attualmente positivi conteggiati in Italia sono 547.837 e di questi 29.316 ricoverati con sintomi e 3.683 in terapia intensiva. Le persone sottoposte a isolamento domiciliare sono 514.838. Nelle 24 ore dimessi e guariti sono stati 20.927. Questo è il quadro che emerge a seguito del consueto bollettino quotidiano del Ministero della Salute, elaborato sulla base di 339.939 tamponi processati contro i 112.692 di ieri martedì. Consueto bollettino Covid anche per la Campania. Secondo i dati dell'unità di crisi regionale sono 1.358 i casi positivi nelle ultime 24 ore con 516 sintomatici su 14.520 tamponi molecolari processati. Ieri l'indice di positività era al 14%, oggi cala al 9,35%. Aumentano a 66 decessi con 34 persone decedute nelle ultime 48 ore e 32 in precedenza ma registrate soltanto ieri, mentre guariti sono 2087. Cala invece il numero dei posti letto occupati nelle terapie intensive, oggi 149, ieri 160, mentre aumentano quelli in degenza, oggi 1606 e ieri 1603. Oltre 6.000 medicinali di origine cinese, tra cui farmaci venduti come anti-Covid, sono stati sequestrati oggi dai carabinieri nel NAS di Torino. Erano privi delle necessarie autorizzazioni di AIFA ed EMA. Le indagini erano partite già lo scorso gennaio a seguito della scoperta nel centro del capoluogo piemontese di alcune decine di confezioni di medicinali cinesi all'interno di una rivendita al dettaglio di generi alimentari. I medicinali erano stoccati in una rivendita all'ingrosso con sedi tra Prato e la provincia di Firenze, di proprietà di un cinquantenne cinese che è stato denunciato. L'operazione è stata coadiuvata dai militari del nucleo antisofisticazione e sanità di Firenze e delle compagnie territoriali di Prato e Signa. I medicinali, principalmente confezionati in bustine destinati quasi esclusivamente al mercato etnico, sono stati rinvenuti in seguito alle perquisizioni delegate dalla Procura della Repubblica di Firenze nell'ambito dell'attività di contrasto al commercio illecito di farmaci.
Le quasi 6.200 confezioni sequestrate avrebbero fruttato profitti indebiti stimati in oltre 60.000 euro, oltre al potenziale rischio per la salute dovuto all'assunzione di prodotti senza la doverosa valutazione delle autorità e delle corrette modalità di produzione e soprattutto conservazione. Bufera a Maiori sulla campagna vaccinale a seguito della triste scoperta di cittadini over 80 e docenti che non hanno ancora potuto beneficiare del vaccino anti-Covid. Sembra infatti che lo stesso sia stato somministrato ai trentenni oppure a fasce di persone che non hanno ancora la priorità. Sono stati proprio i residenti a far emergere questo episodio, invitando le forze dell'ordine a effettuare più controlli. I carabinieri della compagnia d'Amalfi non a caso avrebbero già raccolto le prime informazioni. Nei giorni dell'inoculazione del vaccino AstraZeneca, alcune persone si sarebbero trovate davanti al centro vaccinale e sarebbero state convocate all'interno del centro vaccinale stesso per ricevere quelle dosi. Altre invece sarebbero in attesa da quasi 2 mesi. Momenti drammatici stamane a Napoli, dove una donna 65enne ha tentato il suicidio lanciandosi contro un treno. A riportare la tristissima vicenda è il presidente dell'EAB, Umberto De Gregorio, che dichiara infinita tristezza per Rosa, la donna ora in gravi condizioni all'ospedale del Mare. Solidarietà anche al macchinista, scosso per la tremenda vicenda. La donna infatti è stata investita a Madonna dell'Arco da un treno delle linee EAB sulla tratta Cercola-Santa Anastasia, ma dopo aver visionato nitidamente le immagini delle telecamere di videosorveglianza si è appreso che si sia gettata volontariamente contro il treno. La conferma è arrivata da un bigliettino che poi la 65enne aveva in tasca, in cui chiedeva perdono. Sembra infatti soffrisse di depressione. Dopo l'incidente la donna è stata subito soccorsa e condotta all'ospedale del Mare, dove si trova in gravi condizioni. Ai due i poliziotti hanno notificato, al termine delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, la misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP presso il Tribunale di Benevento perché accusati di lesioni personali aggravati da uso di arma impropria accaduto nel novembre 2020. L'aggressione violenta nei confronti della vittima, che venne colpita ripetutamente proprio con una mazza da baseball, si verificò in una via del centro cittadino, tanto da cagionargli lesioni personali che ne resero necessario ricovero presso l'ospedale San Pio di Benevento. La spedizione a scopo punitivo avvenne perché la vittima era stata ritenuta responsabile del danneggiamento avvenuto poco tempo prima di alcuni veicoli parcheggiati a rione locale. Si è tenuta questa mattina a Napoli la manifestazione di protesto organizzata da Confesercenti Campania. Nella centralissima piazza del Plebiscito sono state esposte 15 croci portate sulle spalle dai vari rappresentanti di tutte le categorie commerciali che rappresentano 15 costi insostenibili per le aziende campane. Su ogni croce era riportata l'afflizione economica insopportabile per gli esercenti della regione. Dall'IVA alle pressioni dell'Agenzia delle Entrate, l'IRAP, l'IMU, il TARI, IRES, l'IRPEF, fino alle cartelle esattoriali, i fitti, le utenze, alle altre gravose tasse, alle esposizioni con le banche, allo spettro della malavita. Sono state raccolte anche 5.000 firme per la petizione per far ripartire le imprese consegnata poi al prefetto di Napoli. Dobbiamo portare le imprese fuori dalla pandemia, Confesercenti, sostiene il presidente della Campania e delegato alle politiche del Mezzogiorno Vincenzo Schiavo, chiede al governo centrale di varare un decreto legge per gli imprenditori, un decreto imprese che dia risposte concrete, reali e certe alle nostre aziende, con sostegni adeguati di almeno il 30% rispetto al fatturato perso. C'è chi non ha i soldi per comprare latte e pane ai propri figli, prosegue, ora diciamo basta e vogliamo risposte immediate. In tal senso, conclude, il governo Draghi sta facendo peggio del governo Conte. Il prefetto di Napoli intanto ha fatto visita alla cittadina di Somma Vesuviana per manifestare la propria vicinanza alle istituzioni sulla propria attività amministrativa, spesso vittima di intimidazioni. Operazioni straordinarie di controllo sul territorio insieme a un piano economico e sociale per lo sviluppo, gli obiettivi da perseguire. Ascoltiamo proprio le parole del prefetto di Napoli, Marco Valentini, e del sindaco Salvatore Di Sarno. Vivamente il signor prefetto di Napoli, il dottor Marco Valentini, per la sua presenza sulla nostra città, nella nostra città. È stato un momento importante, un momento solidale, un momento di programmazione. Abbiamo spiegato al signor prefetto ciò che stiamo facendo per la sicurezza del territorio,
Abbiamo parlato di telecamere installate su punti nevralgici della città, anche al centro, in periferia e soprattutto nella zona del parco del Vesuvio. Abbiamo parlato degli atti intimidatori che sono arrivati a due membri della nostra comunità, tra cui un consigliere comunale. Abbiamo parlato soprattutto e in particolare anche di un altro problema che sta attanagliando in questi giorni la nostra città, la problematica dell'Adema. Io infatti ho consegnato nelle mani del signor prefetto una lettera scrittami dagli RSU di base dell'Adema e ho chiesto vivamente anche io con una lettera di accompagnamento un aiuto da parte del signor prefetto affinché questa problematica venga portata su tutti i tavoli istituzionali, sia del governo regionale che del governo centrale. Una scelta quella di stare sul territorio, visitare gli enti locali, in primo luogo per dare la disponibilità della prefettura per essere supporto delle amministrazioni per le loro progettualità in termini di competenze, in termini di scambio di buone pratiche. Oggi abbiamo parlato con il sindaco, con gli amministratori, anche di un'iniziativa che la prefettura sta portando avanti sugli atti intimidatori che a volte avvengono sui territori per far accrescere le competenze, la condivisione, che è un'iniziativa già partita. Qui a Napoli ha avuto un buon successo di partecipazione, la continueremo nelle prossime settimane. Il quadro di questo comune, così come mi è stato rappresentato, è un quadro abbastanza buono per quanto riguarda l'attività amministrativa. Noi siamo naturalmente molto attenti anche sul versante della sicurezza, perché negli ultimi mesi si sono verificati alcuni episodi sui quali sono in corso indagini e per questo abbiamo anche concretamente rafforzato il controllo del territorio. Anche oggi si sta svolgendo un'operazione straordinaria di controllo sul territorio. Lo continueremo a fare perché ovviamente la sicurezza è la condizione che poi ci consente di far funzionare bene anche tutti gli impegni dell'amministrazione sul piano economico e sociale. Nuovo aggiornamento della curva pandemica anche per il territorio di Caserta con i dati diramati dall'AS di Terra di Lavoro. Nel bollettino odierno si certificano 196 nuovi positivi al tampone, si aggiungono 12 vittime e 301 persone guarite. I test analizzati sono stati 1844 per un tasso di incidenza ancora del 10,62%, però è netta discesa rispetto alla giornata di ieri. Nel saldo complessivo, visto l'alto numero di persone guarite, si registra un meno 117 positivi su tutto il territorio. Per quanto riguarda le singole città, Caserta è ancora in cima con 606 casi attualmente positivi, seguita da Marcianise con 484 e Maddaloni con 460. Baristi, ristoratori, titolari di negozi di abbigliamento e scarpe, salumerie, agenti di viaggio, fioristi, panificatori e venditori ambulanti. Tutte le categorie del commercio aderenti a Confesercenti sono scese oggi in piazza della Prefettura a Caserta tramite i loro rappresentanti per chiedere al governo centrale di riaprire subito e tutti e di avere ristori più cospicui e veloci. C'era anche il rappresentante degli ambulanti di Confcommercio, c'erano parrucchieri ed estetisti che già ieri a Salerno hanno protestato con le saracinesche alzate a metà. A dare il proprio sostegno anche il direttore della Caritas diocesana di Caserta, Don Antonello Giannotti. Ci sono tante contraddizioni nelle norme governative, ha dichiarato il sacerdote, e io sono tra quelli che non capisce perché in certi luoghi si può stare distanziati, e penso anche alle chiese, in altri no. Mi riferisco alle attività commerciali costrette alla chiusura, ma anche ai teatri o ai cinema. In quest'anno di pandemia, come Caritas, abbiamo assistito a un 20% di persone in più e molti nuovi poveri sono partite IVA e piccoli imprenditori che non riescono più ad assicurare neanche un pasto ai propri familiari. La Confesercenti ha usato come slogan per l'iniziativa Portiamo le imprese fuori dalla pandemia. Il presidente di Confesercenti Caserta, Salvatore Petrella, ha inoltre consegnato una lettera al prefetto Raffaele Roberto. Lettere simili sono infatti state consegnate da tutti i rappresentanti dell'associazione anche nelle altre province campane, con la richiesta di un decreto imprese con sostegni adeguati e credito immediato.
Terminiamo come di consueto anche con lo sport. Un'apertura importante, quella del governo al ritorno dei tifosi allo stadio in occasione delle partite del prossimo europeo allo Stadio Olimpico di Roma. Lo stesso infatti ha dato la sua disponibilità alla Federcalcio per mettere in moto la macchina organizzativa, ovviamente rispettando tutti i protocolli anti-Covid. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha inviato al presidente della FIGC Gravina una lettera con il suo assenso che verrà immediatamente girata la UEFA. Sarà compito del CTS ovviamente chiarire i protocolli che consentano di svolgere in sicurezza tutti gli eventi. La FIGC già nei giorni scorsi si è cautelata con la creazione dell'app dal nome Mitiga. Ogni possessore del biglietto potrà scaricarla sul proprio smartphone e la presenza di un codice a barre certificherà la salute del titolare, che dovrà essersi sottoposto a tampone negativo se non vaccinato precedentemente al momento dell'ingresso allo stadio. Già da tempo tutti gli addetti ai lavori chiedono una linea condivisa, sinergicamente, tra FIGC e governo. Una strada però ben delineata e soprattutto un messaggio importante di coesione per tutte le battaglie che il mondo dello sport dovrà affrontare nei prossimi mesi. A partire appunto dall'europeo, un progetto a cui la FIGC ha lavorato continuativamente negli ultimi anni. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i nostri programmi alle 21:30, un nuovo appuntamento con Focus Sanità. Buona serata.